Gianni Colacione, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, seconda giornata. Siamo in compagnia di Muinyi Mwaka Atibu, compagno che viene dalla Tanzania. Siamo con lui perché tra le altre cose sappiamo, appunto, ci ha detto che c'è un anniversario importante per la Tanzania. Parlacene tu. Ok, noi siamo stati invitati dalla nostra ambasciata di partecipare a questo 50esimo anniversario dell'indipendenza della Tanzania. Quindi è un'occasione un po' anche di andare a incontrare vari parti di tanzanesi che vivono stabilmente in Italia, che lavorano e partecipano anche alla costruzione di questa nazione. Cioè, quindi è stato un momento importante perché da lì noi ci possiamo anche avere delle iniziative come varie associazioni che viviamo nelle diverse regioni dell'Italia. Di creare questo incontro tra le istituzioni e i cittadini tanzanesi che vivono qua, proprio magari per poter esprimere vari disagi che il nostro paese vive per quanto riguarda la discriminazione di gay, che adesso ci sono stati anche vari ONG inglesi che stanno proprio minacciando di non dare i fondi a Tanzania di aiuti proprio per cercare di abolire questa legge, perché ormai viviamo in un'era dove dobbiamo avere delle sanzioni internazionali. Sì. Quindi rischia di non avere più degli aiuti internazionali perché se continua a attuarsi questa legge di discriminazione. Questo è un momento anche di superare vari ostacoli che ci tengono noi fermi, cioè, perché spesso noi accusiamo il colonialismo, cioè il modo un po' di sfruttamenti che sono stati negli anni precedenti come alibi, no? Di non cominciare a avere delle responsabilità noi stesse per il nostro futuro. Quindi questo invito dell'ambasciata è un'occasione anche di cominciare a programmare degli obiettivi, quindi noi possiamo migliorare, quale cosa possiamo migliorare nel nostro paese, perché da poco è stata firmata di nuovo la Costituzione che ha una buona Costituzione, però l'attuazione di queste cose qua, delle leggi, delle norme non viene applicata. Sorrido perché mi fa ridere, un collegamento con l'Italia è forte. Sì, veramente, perché si fanno delle buone leggi ma non vengono applicate, quindi noi come Tanzania diaspora che viviamo in varie parti vogliamo anche contribuire, cioè a sollecitare che lo Stato deve vigilare bene sull'attuazione di queste norme. Di questa legge che lui proprio li fissa e deve attuare perché facilita anche l'amiglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Ascolta Muinyi Mwaka, sì. La Tanzania e il popolo della Tanzania come vive e che consapevolezza ha, che conoscenza ha delle cosiddette rivolte arabe? C'è molta ambiguità perché la comunità africana cerca di pensa che magari tutta questa rivolta sono causata dall'Occidente, che sono stati uno strumento occidentale per poter continuare a impossessare delle risorse. Però un'altra parte delle comunità cristiana, animisti, rivede questa cosa qua come un momento di riscatto, perché specialmente io che ho vissuto molti anni qua in Italia avevo già notato che non c'era questa, perché si sa quando sei qua, io seguivo Emma Bonino quando era in Egitto, che c'è qualcosa che fomentava, quindi avevo seguito sempre la sua residenza lì in Egitto, quindi seguivo in un bel momento, poi sento nella radio Radicali ogni tanto quanto parla del Medio Oriente, quindi sapeva che c'era questa possibilità di cambiamento, che magari spesso qua in Occidente era preso come una sorpresa, no?
che non si sapeva, ma per gli addetti al lavoro già si sapeva. Sì, i radicali hanno fatto, sono sempre stati molto attenti alla situazione internazionale e transnazionale dei diritti umani, alla loro applicazione e anche come analisi politica internazionale, anche Emma Bonino, che è molto competente in materia, è rimasta forse meno stupita di questa rivolta, diciamo, araba, che poi è molto diversa nei vari luoghi. Sì, sì, sì. E grazie a questo, perché a dire la verità, tramite Radio Radicali ho imparato molte cose che magari nelle canali normali non vengono citati, no? E la mia crescita anche come persona, come formazioni culturali, è grazie a questo. Radio Radicale è un faro per tutti noi. Ok, grazie a Marco Panella, perché a dire la verità ogni domenica nel suo programma con Boldini lo segue attentamente, e a dire la verità sono grandi ascoltatori da più di 20 anni. Salutiamo Marco Panella e anche Massimo Bordini. Ok, quindi questo è un grande ringraziamento veramente, perché mi ha fatto vedere che anche nelle negazioni di vari diritti in Italia, ma c'è un'alternativa, dove le persone si discutono, si cercano di... questa cosa qua mi aiuta anche quando vado nella mia comunità a spiegare che le possibilità di cambiamento c'è. Basta accogliere e essere perseveranti, cioè non seguire dei vari obiettivi, perché a volte noi ci puliamo sempre, come ti ho detto prima, no? Di quella non si può, non è... Io adesso, ad esempio, in Italia partecipo alla raccolta firma, per quanto riguarda Italia sono anche io. Faccio parte del comitato modenese della raccolta firma, che stiamo raccogliendo firma per una legge di iniziativa popolare, dove se riusciamo entro febbraio a avere più di 50.000 firme, verrà presentata in Parlamento, dove si richiede i bambini tutti nati in Italia di avere già la cittadinanza, e i stranieri in quale residenza di capoluogo entro 5 anni di poter partecipare alle voto amministrativo. Altro giorno, altro ieri, eravamo ricevuti nella conferenza stampa con lo sindaco di Modena, da qui anche loro hanno aderito, cioè vari comuni di capoluogo modenesi e provinciali stanno aderendo a questa campagna, no? Oggi ho parlato anche con la Benedetta, quindi anche lei lì di Pavulo vogliamo includere in queste partecipazioni. Tecnicamente possiamo dire che ci auguriamo e ci battiamo per la sostituzione dello ius sanguinis con lo ius soli, cioè la cittadinanza del luogo dove si sta, soprattutto quando si nasce, anziché la cittadinanza, diciamo, ereditata per diritto di sangue, insomma, di discendenza. Chiediamo anche Radio Radicali di diffondere questo messaggio, di fare molti, perché in tutte le settimane ci saranno l'iniziativa in tutti i capoluoghi della raccolta firma. Quindi quando più persone informate, magari aiuta anche a facilitare di completare questi 50.000 firme, che non sono tanti ma non sono anche pochi. È un appello che facciamo, quindi firmiamo tutti quanti questa legge iniziativa popolare. Come ti sembra questo congresso? È il tuo primo congresso? I transpartiti, sì, è la prima volta, ma ho partecipato due, tre, questa è la terza congresso che partecipa, perché è a Padova, poi a Chianciano, anche questo, quindi sono la terza congresso. Ringraziamo Mwinyi Mwaka e gli auguriamo buon congresso. Ah, grazie, ciao.